Questa è la data che mise il vescovo Gian Morgante quando, diciamo, nominò, chiamiamolo così, questa chiesa, questa parrocchia, non questa chiesa, chiesa non dopo, questa parrocchia significa un territorio abbastanza vasto, qui c'è scritto pure questo, ma adesso non c'è tempo per vederlo. Poi, siccome le parrocchie hanno anche degli effetti civili, ho sotto gli occhi anche il decreto che fu pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 29/8/75. Io non mi ricordo veramente chi è, diciamo, abolita per capirci, la parrocchia di San Benedetto Abate, che è San Benedetto così dopo Fogliano, e che veniva, diciamo, fatta la nostra. Vi leggo soltanto l'ultima frase: alla erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, incontrata figlia del nostro comune Fogliano, e al trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di San Benedetto Abate con il mutato titolo di San Luca Evangelista. Questi sono due, diciamo, documenti preziosissimi. Voi quando sarete grandi, bambini, farete una tesi di laurea sulla parrocchia. Questi due documenti sono la base della tesi. Ecco, quindi c'è un pezzetto, due pagine, ce l'avete belle scritte. Poi naturalmente questa festa la faremo un po' prolungata, bambini, se il vostro compleanno dura mezza giornata, no? O due ore, la chiesa tutta sta gente, sta parrocchia, un po' di più, facciamo una festa, diciamo, che duri più o meno una settimana. Oggi, dopo che voi tornate e che avrete mangiato la torta, dove andrete a far festa, sappiate che alle 5 qui, se fate in tempo, verrà tagliata una grossa torta, un pezzetto di torta ciascuno, per tutti quelli che saranno presenti alle 5 di oggi pomeriggio. Poi questa torta verrà, diciamo, mangiata per poi vedere tutti quelli che vorranno, una mostra sotto, tante fotografie, l'abbiamo cercata tante persone, dove ci sono, diciamo, dei piccoli segni di quello che si è svolto in questi 40 anni. E così, poi durante la settimana vi dico soltanto due cose importanti, due cose veloci. Giovedì c'è una commedia, diciamo, bellissima, in dialetto ascoltato.